sud-est su SP214. Buongiorno amici, sono arrivato al mio terzo giorno di viaggio. Sto andando a Santa Maria di Leuca, che è a soli 4 km. Viaggiola, dai, che facciamo subito colazione. Santa Maria di Leuca, yes! Andiamo un attimo a Punta Aristola. Qui siamo a Punta Aristola, il punto più a sud del Tacco d'Italia. Qui si uniscono il Mar Ionio e il Mar Adriatico. E adesso saliamo su al santuario di Santa Maria. Io mi sono rifatto un pasticciotto questa volta al pistacchio. Comunque ragazzi, mi ero dimenticato di ringraziarvi, ho raggiunto finalmente i 1000 iscritti, in questo momento precisamente 1030, e niente, vi ringrazio tutti uno ad uno. Magari chi segue i miei video e non si è ancora iscritto può farlo. Grazie ancora! Strada provinciale 358, oggi raggiungerò almeno Otranto. Sono a Castro. Ciolo, ciolo, ciolo. Viaggiola, come va? Si va un po' di lì, un po' di là. Ah, io invece sono distratto un po' da questi panorami. Una vitaccia. Quella lunga strada provinciale 538.
anche questo ultimo lembo dell'Adriatico qui a sud è favoloso, ci sono dei panorami incredibili. Ma di cosa stiamo parlando? E anche questo lato non è che è male, eh? Fermarmi ogni minuto. Continuiamo, dai. No, devo far finta di non vedere, se no non riesco ad andare più avanti. Vai, vai, vai. Da una parte va benissimo che il cielo è coperto, dall'altra purtroppo non riesco a vedere l'altro lato dell'Adriatico. Infatti nei giorni buoni si vedono le montagne albanesi senza nessun problema. Guardate che panorama, non è fantastico? Castro è conosciuta per le famose grotte di Castro. Ho abbandonato la costa, ho preso la strada provinciale 84. E pian piano cominciamo a risalire l'Adriatico. Direzione ora è Otranto, un po' di percorsi di campagna. Un cimitero. Io ho quasi finito l'acqua, in un cimitero ci sono sempre delle fontane. Comunque con Google Maps le cose vanno decisamente meglio. Mi dispiace Komoot, non mi volevo separare da te. Il problema è che tu mi fai degli errori troppo madornali. Comunque continuerò a frequentarti, però solo per pianificare cose da casa e per altre piccole cose che comunque quando devo trovare delle cose specifiche mi aiuti tanto. Lo so, adesso è inutile piangerci sopra. Giola, ma tu sai dove è andato Otranto? Non rispondi, eh? Certamente, storia. Fai rispondere gli altri. E chi è? Navi questa? E che vime fa? Dialetto abruzzese, scusate. Se non ci si scherza un po' su, non si va avanti. Ma vedete che strade che sto percorrendo per andare ad Otranto. Ma io non lo so perché faccio questo, non lo so. Mi piace, mi piace. Fermo a questo freschetto. Tutti i giorni ho messo protezione solare, mi sembra ovvio per una persona che sta in bicicletta o in giro in un'escursione dalla mattina alla sera, è fondamentale se vuoi riportare la pelle a casa.
ragazzi, oggi ho saltato il pranzo, sono 1:30 ormai, purtroppo azzardato, ed è un errore saltare il pranzo, ma ancora di più pedalare nelle ore più calde della giornata. Otranto, dove sei? Otranto! Qui vedo che siamo a 3 km, sembra strano, ma comunque deve essere per forza così. Si va! Quando vedo un po' di discesa si va! Castello di Otranto. Ragazzi, ormai è tardi, sono le 2:30, una pizzetta va più che bene, una pizzetta e una Coca-Cola, si riparte. Il viale alberato. Strada per Lecce. Come si fanno a fare mura così per chilometri? Un attimo di relax. Sono una decina di chilometri da Lecce. Mi trovo in una zona dove vogliono molto bene i ciclisti. In provincia di Lecce, piano per non farmi venire un crampo. Quella strada a fianco alla superstrada. Alla fine sono arrivato a Lecce, non me l'aspettavo oggi, guarda. Ostello. Non so come ho fatto a trovarlo, ma è veramente bellissimo. Qua c'è una cucina dove posso cucinare e fare qualsiasi cosa. Addirittura, ma penso che non ce la farò, c'è la sala dei libri. A proposito, vi faccio vedere dove ho messo la mia bicicletta. La mia viaggiola. Eccola qui, guardate che giardino, tutto a disposizione. Qui ci sono dei tavolini fuori, a proposito 16 euro, dei camping li ho pagati di più. Andiamo a vedere la camera, ancora la vedo neanche io. Quindi, vediamo un po'. Penso che starò da solo stasera. Mi sto dirigendo al centro di Lecce e volevo dire che sono veramente contento dell'ostello che ho trovato. Mi sto sentendo strano a camminare a piedi senza pedalare. È una bella sensazione comunque. Devo cominciare a rifare qualche escursione. Oggi sono riuscito inaspettatamente ad arrivare a Lecce. Pensavo di fermarmi prima. E sono arrivato qui senza una meta precisa per dove dormire e alla fine invece mi è andata benissimo, di lusso. Il camping di ieri l'ho pagato 16 euro, non aveva l'acqua fredda e non aveva neanche la luce perché era saltato tutto per il temporale, va bene, così hanno detto. Dai, su, andiamoci a vedere questo centro storico, ragazzi. Lecce è bellissima, mi piace troppo, ci sono già stato 2 volte, ma vale sempre la pena ritornarci. Guardate che spettacolo. Qua ci vuole anche una foto, dai. Questa sera mi fermo a cenare e mi concedo anche una birretta. Aspettiamo le
Sagni e ciceri. Non so se era fame, ma sono squisiti, buonissimi. Piatto leggermente piccante, poi queste sono polpette fritte. Ricetta salentina. Altro che assemblamenti, ragazzi. Comunque Lecce fa paura, eh. Le fritte erano buonissime, ma troppo salate, ho dovuto prendermi una granita. Di peccato, mi ero portato la Sony apposta, ma mi sono finite le batterie e non voglio tornare. Ci vuole comunque 10 minuti per raggiungere l'ostello. La GoPro non rende la bellezza di questa piazza. Ma io la granita me la mangio su queste scalette.